Questo programma è offerto da luglio 2014, buona domenica e benvenuti ai nostri telespettatori per questa nuova edizione del VG8 7 giorni, contenitore dell'informazione più importante della settimana. Iniziamo con Casteldaccio, una notizia di lunedì, l'imprenditore Calì compra un'auto blindata per proteggere la sua famiglia. Guardiamo i dettagli nel servizio. L'imprenditore anti-racket di Casteldaccia, Gianluca Calì, proprietario della concessionaria Calì Car di Altavilla Milicia, ha comprato un'auto blindata messa in vendita su eBay dal governo Renzi per la spending review. Una roccaforte a quattro ruote per salvaguardare se stesso e tutta la sua famiglia dopo la distruzione della sua attività commerciale. Pur essendosi ribellato al racket, la paura di un ennesimo attentato non è mai poca. Telefonate anonime, minacce e quant'altro non saranno da ostacolo finalmente a Calì, che potrà trasferirsi periodicamente a Palermo quando vorrà. L'auto, messa in vendita dal Ministero della Giustizia su eBay, partiva da una base d'asta di 6.000 euro. L'unico offerente è stato proprio Calì, che è riuscito così ad aggiudicarsi l'Audi A6 2.7 Turbo, dal valore di ben 250.000 euro. Calì, nel frattempo, aspetta anche l'assegnazione di una scorta delle autorità competenti. Discarica a cielo aperto, a rischio la salute dei cittadini. Ci troviamo a Villa Abate. Sono atti di vandalismo e degrado urbano che fanno affogare la periferia del paese nei rifiuti più impensabili. Carcasse di auto, lamiere, legname e spazzatura gettate in punti della città anomali. L'incuria della discarica a cielo aperto che si trova nella via Z4, zona industriale alle porte della città di Palermo, è agghiacciante. Una faccia nascosta della città. Tante le segnalazioni dei cittadini che abitano nelle zone limitrofe, ma ancora niente da fare. La discarica si arricchisce giorno dopo giorno e la paura è quella che prima o poi prenda fuoco da un momento all'altro, poiché qualche vandalo si potrebbe divertire ad appiccare il fuoco e dopo gli incendi fortuiti dei giorni scorsi è una fortuna che ciò non sia ancora accaduto. Se dovesse prender fuoco la nube tossica sorvolerebbe tutto il paese e le borgate limitrofe. La discarica è abusiva e pur se visibile nessuno fa niente per riprendere questa situazione. In passato la stessa area interessata è stata ripulita più volte dopo mesi di denunce, ma ciò che manca è un continuo monitoraggio per questi atti vandalici. A Bagheria il sindaco 5 è intervenuto dopo il sopralluogo alle discariche abusive. Guardiamo il servizio. Nei giorni scorsi il sindaco di Bagheria, Patrizio Cinque, insieme agli agenti del NOPA, Nucleo Operativo di Polizia Ambientale della Polizia Municipale, ha eseguito un sopralluogo per verificare lo stato di alcune discariche abusive che sono presenti in diversi punti periferici della città. La programmazione operativa sarà così organizzata, spiega il sindaco Cinque. Si recupereranno tutte le segnalazioni private, si metteranno a confronto, si controllerà il tipo di rifiuto abbandonato nella discarica abusiva, che è una prassi già ricorrente, giacché a seconda del rifiuto c'è una particolare metodologia di smaltimento. Eseguita la certificazione del rifiuto trovato, si stabilirà l'operatività. Dalla relazione del NOPA il problema che emerge sulle discariche abusive del territorio comunale è davvero gravoso. Non ci faremo sommergere da una problematica seppure così gravosa, termina il sindaco di Bagheria. Sarà difficile risolvere i problemi in breve tempo, ma attenzioneremo una per una tutte le zone periferiche per punire i trasgressori e cercare di favorire la bonifica delle zone. Palermo, tragedia in via Basile, un 21enne perde la vita. Guardiamo il servizio. Ennesima tragedia sulle strade. A perdere la vita un giovane di 21 anni, Litterio Russo. L'incidente è avvenuto alle ore 21:30 in via Ernesto Basile.
L'auto, una Toyota Yaris, si è schiantata violentemente contro un albero. Le cause sono ancora da accertare. Il ragazzo, che viaggiava in direzione Piazza Indipendenza, non ha retto l'impatto e dopo pochi minuti ha perso la vita. Sul posto sono serviti i vigili del fuoco per estrarre il corpo della vittima dalle lamiere del veicolo. Le indagini sono condotte dai carabinieri e dalla polizia municipale. Seguono aggiornamenti. Adesso un servizio della nostra Rita Giusino. A Trappeto, cemento o amianto? Potrebbe essere solo allarmismo o forse no. Accade su una spiaggia di Trappeto, in località Cesarella San Cataldo, distante circa 2 km dal fiume Nocella. Sulla costa in questione sono stati trovati numerosi detriti, muri di villette costruiti a ridosso della spiaggia, crollati per via delle mareggiate invernali, copertoni di camion e altri tipi di rifiuti scaricati illecitamente. Tra questi ci sarebbero dei tubi abbandonati di cui non si conosce la natura del materiale. È proprio per questi tubi che si richiede l'attenzione da parte dell'amministrazione comunale. Pare che siano stati abbandonati su quella spiaggia più di 3 anni fa, dopo evidentemente una ristrutturazione e di conseguenza un abbandono non consentito. A segnalare tale situazione è stato un nostro telespettatore, che qualche giorno fa ha visto alcuni bambini aggirarsi proprio intorno a quelle tubature. 5 fanciulli, messi a cavalcioni, che giocando hanno poi frantumato uno dei tubi. Potrebbero essere semplicemente di cemento, ma per alcuni è certamente amianto, il materiale che ha la capacità di rilasciare fibre potenzialmente inalabili dall'uomo e quindi pericolose tanto da causare malattie. Perché quei tubi sono finiti lì? Chi dovrebbe provvedere alla rimozione di tali detriti? E infine, sono o non sono tossici? Se fossero davvero fatti del fatale materiale, l'amianto, sarebbe un rischio sia per chi ha smantellato e trascinato su quei litorali detriti, sia per gli abitanti della zona, nonché i bagnanti ignari del pericolo. Il problema però rimane per l'incessante abbandono di rifiuti di ogni genere nei posti meno in vista dei paesi. Adesso si attendono risposte sulla natura dei materiali e si spera in una ripresa della zona. Non è una scena di un film quello che è accaduto a Ravanusa, dove è crollato un ponte e 2 auto sono precipitate. Guardiamo bene il servizio. Un ponte fra Ravanusa e Licata, lungo la statale 626, è crollato ieri mattina per cause ancora in fase di accertamento. 2 auto sono precipitate di sotto, altre vetture sono state coinvolte in incidenti a catena, nel tentativo di arrestare la marcia. Sul posto hanno operato carabinieri, polizie e vigili del fuoco. I feriti non sarebbero gravi. Altra discarica abusiva a cielo aperto, ci troviamo questa volta a Castellana Sicula. È accaduto nel pomeriggio di ieri, quando i carabinieri della stazione di Petralia Sottana hanno scoperto e sequestrato un'area a cielo aperto adibita a discarica abusiva senza alcuna autorizzazione. Dalle prime indagini svolte è emerso che i 2 soggetti, classe 1966 e 1947, originari di Petralia Sottana ma da tempo residenti a Palermo, avevano realizzato su un terreno di circa 8 ettari da loro uso una vera e propria discarica abusiva. Tra i materiali rinvenuti nel corso dell'ispezione vi erano detriti derivati da attività edili, materiale ferroso ed altro riconducibile ad Eternit, che rappresenta una tipologia di rifiuto speciale. L'area in questione è stata sottoposta a sequestro penale, mentre i 2 trasgressori sono stati deferiti in stato di libertà per aver realizzato una discarica abusiva di rifiuti speciali non autorizzata. Palermo dal boccone amaro, sequestrati carni e pesci non tracciati. Guardiamo il servizio della nostra Federica Mansueto. La Palermo, città simbolo della buona e sana tavola, sta pian piano scomparendo. I controlli a tappeto di questi ultimi giorni da parte delle forze dell'ordine hanno portato al sequestro di circa 40 kg di alimenti fra carne e pesce di vario tipo. Una vera e propria crociata, dunque, contro le irregolarità di ogni genere che mettono a rischio la salute dei tanti palermitani e dei turisti che affollano i locali e i ristoranti del centro. Ad essere maggiormente colpiti da questi controlli a sorpresa sono stati 13 locali, situati proprio nei punti più vivi della movida palermitana, tra Piazza Bar all'Olivella, Via Orologio e Corso Vittorio Emanuele, per un totale di 20.000 euro di multa per mancanza di autorizzazione di occupazione di suolo pubblico, per mancata tracciabilità dei prodotti ittici e per omessa installazione di apparecchi per le emissioni di scontrini fiscali. A Figarazzi tanti disagi in via Meli per il transito dei mezzi pesanti. Guardiamo il servizio.
Grandi lamentele arrivano dai residenti di Via Meli all'ingresso di Ficarazzi. Troppi disagi causati dal passaggio dei camion per tutto il giorno, i quali transitano per la via evitando il Corso Umberto, strada col divieto di transito per i mezzi pesanti. I residenti chiedono dei controlli all'ingresso del paese dal lato di Palermo e stanno firmando una petizione da presentare al sindaco di Ficarazzi. You sexy, sexy dancer. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Alessandro accetta impianti elettrici, allarme, videosorveglianza, videocitofoni, automazione, antenna e climatizzazione. Contatta Alessandro Accetta, è un'idea illuminante. Match Music di Graziano Silvestri, una straordinaria agenzia di spettacoli che organizza per ogni occasione feste di piazza con cantanti partenopei o del panorama musicale italiano, giochi pirotecnici. Ma anche animazione con serate canore per battesimi, comunioni, matrimoni, compleanni, serate karaoke o altri eventi. Agenzia spettacoli Match Music di Graziano Silvestri, coinvolgenti idee per realizzare tanti momenti indimenticabili. L'agenzia spettacoli Match Music di Graziano Silvestri fa di ogni ricorrenza un grande successo. Vienici a trovare a Palermo in via Sant'Agostino 152 oppure chiamaci a 329 72 74 388 oppure 347 73 13 852. Match Music, e che il divertimento abbia inizio. Triste esito settimanale quello degli incidenti stradali in Sicilia. A Palermo, infatti, morte cerebrale per un 19enne dopo un incidente, donati gli organi. Guardiamo il servizio. Si susseguono le vite spezzate da un incidente stradale. Dopo il giovane Litterio Russo è stata dichiarata la morte cerebrale del 19enne Alessio Battaglia, vittima di un grave incidente sabato sera a Palermo. Anche dopo una pericolosissima operazione alla testa presso l'ospedale civico nulla è cambiato. La notizia della sua morte cerebrale ha sconvolto tutti. Il ragazzo, rimasto in vita solo grazie alle macchine, lavorava in una macelleria. I genitori hanno acconsentito l'espianto degli organi e grazie a lui due persone di Torino continueranno a vivere. A Partinico sospetta tubercolosi per due somale. Il servizio della nostra Federica Mansueto. Allarme tubercolosi a Partinico. Due donne somale, di cui una in dolce attesa, si sono presentate al pronto soccorso dell'ospedale del paese accusando problemi respiratori. Subito, per le due straniere, arrivate in Sicilia nel corso degli ultimi sbarchi, è scattato l'isolamento per sospetta malattia. La SPOSEI ha disposto immediatamente la profilassi per 34 ospiti della struttura di Casa Rosetta, che ospita nel Partinicese i profughi. Stessa modalità anche per 4 medici e 4 infermieri dell'ospedale che sono entrati in contatto con le due donne malate. A Palermo le opere pubbliche cominciano a darsi una mossa, infatti finalmente potrete assistere alla prima volta del tram. Periodo di maturità anche per la rete tranviaria della città, che supera la prima prova facendo percorrere ad una vettura i binari della linea 1 da Roccella fino a Piazza Scaffa per un collaudo senza passeggeri a bordo. Mantenuta dunque la promessa del sindaco che aveva annunciato ai cittadini la presenza dei primi veicoli nel periodo del festino di Santa Rosalia.
tanta la curiosità degli abitanti di Roccella che si sono riversati sulle strade ad ammirare il lungo treno bianco che presto diventerà simbolo del trasporto cittadino palermitano. Venerdì abbiamo aperto con una notizia riguardo Palermo e parlato un pentito e ha accusato Berlusconi di pagare Cosa Nostra. Guardiamo i dettagli nel servizio. Marcello Dell'Utri era l'intermediario tra Cosa Nostra e la mafia e dava i soldi di Berlusconi ad Antonino Cinà. Tramite mio zio Raffaele Ganci il denaro arrivava a Totorrina. L'ha sostenuto, deponendo al processo sulla trattativa Stato-mafia, il pentito Antonino Galliano. Il collaboratore di giustizia ha raccontato che ci sarebbero state due fasi nel rapporto tra Berlusconi e la mafia, prima e dopo la guerra di mafia degli anni Ottanta, con Marcello Dell'Utri nel ruolo di mediatore. A Cefalù, triste vicenda a lieto fine, padre e figlia salvati dal mare. Cefalù, nel pomeriggio scorso, un padre e sua figlia decidono di fare un bagno nella spiaggetta di Largo Eroi del mare. Fin qui nulla di strano. D'un tratto però i due forse si allontanano troppo dalla riva e, complice l'ingrossamento del mare, cominciano a chiedere aiuto mantenendosi a galla faticosamente. Dalla spiaggia si alzano un uomo e una donna che, avvistato il pericolo, non ci pensano due volte e corrono in mare per salvare padre e figlia. Concetta Miceli e Carmelo Fertitta riescono a trarre in salvo delle onde l'uomo e la bambina, trascinandoli eroicamente in spiaggia. Un'ovazione scatta da tutti i presenti, mentre il padre e la figlia non smettono di ringraziare i due eroi. Questo è stato il secondo salvataggio compiuto nella zona in una sola settimana. La cittadinanza si chiede il perché mancano adeguate misure di prevenzione come salvagenti o dei bagnini. Ad Altavilla Milicia, Onda Energia ha abbandonato la trattativa per l'acquisizione delle acque potabili siciliane. A parlare anche l'ex sindaco Nino Parisi. Guardiamo il servizio. Il gruppo Onda Energia ha comunicato attraverso una nota la sospensione della trattativa per l'acquisizione di APS, Acque Potabili Siciliane. Dopo mesi di trattative e centinaia di migliaia di euro investiti per partecipare al servizio dell'acqua della provincia di Palermo, Onda Energia si è accorta delle condizioni fuori norma degli impianti che rischiano di travolgere l'azienda. Dopo mesi di trattative e centinaia di migliaia di euro investiti per partecipare al servizio dell'acqua della provincia di Palermo, Onda Energia si è accorta delle condizioni fuori norma degli impianti che rischiano di travolgere l'azienda in serie responsabilità penali e ha dovuto quindi rivedere i suoi propositi per i gravi rischi che l'iniziativa implica sotto il profilo penale ed economico. A seguito di un ricorso presentato dalla mia amministrazione, ha dichiarato l'ex sindaco Nino Parisi dalla sua pagina Facebook, con una sentenza di appello ci sono stati restituiti gli impianti e la gestione del servizio idrico. A proposito di quanto sostenuto da Onda Energia sugli impianti fuori norma, ricordo che a suo tempo, da sindaco, ho presentato un esposto sullo stato del depuratore e per l'inquinamento del tratto di mare sotto la stazione ferroviaria, determinato a mio avviso da una falla apertasi nel pannello a mare che scarica le acque dal depuratore. Da pochi giorni ho ricevuto la richiesta di archiviazione dell'esposto. Evidentemente ho sbagliato qualcosa io. Un colpo di 11.000 euro, quello messo a segno nella sede della banca Carige in via Diaz a Palazzo Adriano. Ciò che fa realmente notizia è che a comandare il quintetto di rapinatori è stata una donna che si è resa protagonista assoluta della rapina. La donna, infatti, ha convinto con risolutezza gli impiegati della banca a far aprire ai suoi complici l'ingresso disabile per irrompere nell'istituto di credito e fare così razzia dei soldi custoditi nelle casse dei vari sportelli. Per fortuna, tutti tra dipendenti e clienti sono rimasti illesi. La polizia adesso indaga nella speranza di prendere la capobanda e i suoi complici. You sexy, sexy dancer. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Mamma, perché c'è scritto 50? Perché le macchine non possono andare più veloci di 50. E tu a quanto vai?
Amore, io stavo andando troppo veloce. Lo capisce anche un bambino che la velocità può distruggere una vita. La velocità troppo elevata provoca 30.000 incidenti l'anno. Non rischiare, resta sulla buona strada. Manhattan Coffee & Drink, il locale giusto dove puoi trascorrere le tue serate in allegria. Da lunedì alla domenica ogni scusa è buona per raggiungerci al Manhattan. Puoi divertirti insieme a noi tuffandoti nelle allegre serate a tema del lunedì. Puoi esibirti in divertenti performance canore con il karaoke. Il sabato puoi scatenarti con le serate disco o gareggiare con i tuoi amici al quizzone della domenica. Non hai più scuse, ti aspettiamo al Manhattan. A Figarazzi tanti controlli antidroga, il sindaco ringrazia il servizio. I cinofili dell'arma unita agli uomini del comandante Roberto Killa hanno compiuto un controllo e tutela del territorio. Si è cercato di limitare i fenomeni di spaccio e degli schiamazzi notturni in tutto il paese di Figarazzi. Nell'operazione hanno partecipato anche gli agenti dei vigili urbani. Insieme hanno provveduto al sequestro di sostanze stupefacenti e proceduto ad identificare e fermare numerosi soggetti. L'obiettivo principale rimane pattugliare il territorio e garantire la presenza delle forze dell'ordine. In futuro ci saranno altri controlli per non abbassare il livello di attenzione su un fenomeno molto acuto tra i giovani ficarazzesi. Infine, il sindaco Paolo Martorana ha utilizzato il social network Facebook per ringraziare i collaboratori di giustizia e rassicurare i suoi cittadini. Ad Aspra, sequestrate le giostre sul piano stenditore, l'amministrazione di Patrizio Cinque ha spiegato il motivo. L'assessore all'ecosistema urbano ed urbanistica, Luca Tripoli, ha voluto fare chiarezza sulla vicenda che ha visto coinvolti i 4 titolari di giostre per bambini che si trovano ad Aspra, sul piano stenditore, e che sono state oggetto di sequestro provvisorio. È stata la regione a vietare l'installazione delle giostre, malgrado il comune abbia richiesto di rinnovare la concessione demaniale, con inclusa l'autorizzazione di poter usare 400 metri quadri per le attività di spettacolo viaggiante, di cui fanno parte anche le giostre. Si sono svolte diverse riunioni presso l'assessorato regionale territorio e ambiente e al servizio demanio marittimo, dichiara l'assessore Tripoli. Vogliamo acquisire il patrimonio comunale di piano stenditore per poter sfruttare tutte le enormi potenzialità che offre questo spazio, superando le limitazioni attuali nell'ottica di uno sviluppo turistico dell'area e del mantenimento del decoro urbano. Mondello, mostro ecologico a pochi passi dalla spiaggia. Il servizio. Un vero e proprio mostro è stato scoperto nelle vicinanze della spiaggia più amata dei palermitani. Non si tratta però di qualche strano essere marino emerso dal mare, bensì di circa 5.500 metri quadrati di Eternit pervenuti dalla municipale in un lotto di terreno di proprietà della regione siciliana, in via Partanna Mondello. Subito l'intera area è stata sottoposta a sequestro e un campione del materiale tossico è stato pervenuto per ulteriori accertamenti. Si spera dunque che adesso si proceda alla messa in sicurezza del sito, per evitare così ulteriori danni alla salute pubblica. Ed è proprio questa sera che a Sant'Elia, presso il chioschetto Belvedere, avrà luogo la terza serata del torneo canoro Voci del Mare. Tantissimi premi, per maggiori informazioni potete visitare la pagina Facebook Le Voci del Mare. Adesso guardiamo il servizio per scoprire anche quali sono i premi. La calda estate e le robuste onde del mare porteranno sulle coste della romantica Sant'Elia, da mercoledì 25 giugno, Le Voci del Mare, un concorso canoro patrocinato dall'ACAS, Associazione Culturale Arte e Spettacolo, e dall'emittente televisiva Canale 8. La competizione avrà luogo presso il chioschetto del Belvedere di Sant'Elia. Partecipare al concorso è semplice, basta compilare il modulo di iscrizione o in alternativa basterà collegarsi al sito ACAS www.artespettacolo.it ed effettuare l'iscrizione online sull'apposita area Iscriviti al concorso Voci del Mare.
La quota di partecipazione è di 20 euro. La competizione sarà suddivisa in diverse fasi. Una prima ad eliminazione, dove i concorrenti iscritti avranno diritto a 3 esibizioni, durante le quali verrà attribuito un punteggio da parte di una selezionata giuria. Solo 30 saranno i concorrenti che si guadagneranno i quarti di finale, che prevedono una sola esibizione con lo stesso criterio della fase precedente, ma questa volta solo in 15 passeranno alla semifinale. Il gran finale vedrà esibirsi i 5 migliori concorrenti e avrà luogo negli studi televisivi di Canale 8, rigorosamente in diretta televisiva sul canale 611 del Digitale Terrestre. Una competizione all'ultimo SMS. Infatti saranno proprio i telespettatori che potranno esprimere la loro preferenza con un voto parziale della giuria. Ricchi premi in palio. Al terzo classificato spetterà un'intera giornata all'interno di un villaggio turistico. Al secondo un mese di lezioni gratuite all'interno dell'Accademia Arte e Spettacolo dell'ACAS. E al primo classificato andrà la possibilità di incidere in uno studio di registrazione un brano con la realizzazione di un videoclip. Un'estate all'insegna della buona musica, dunque, per rinfrescare una lunga estate caldissima. Anche per questa domenica siamo giunti al termine del VG8 7 giorni. Vi ricordo che potete interagire con noi attraverso la pagina Facebook VG8 Informazione, potete guardarci in streaming sul sito www.canale8.tk o attraverso il nostro canale YouTube Canale 8 Palermo. Dopo di me il meteo, ancora buona domenica! Questo programma è stato offerto da direttore Antonio Sanò. Augura a tutti voi una buona domenica in compagnia di ilmeteo.it. Previsioni per il 13 luglio. È sempre Gea a caratterizzare il tempo di questa giornata, che sarà piovosa al nord e parte del centro, andrà meglio al sud e sulle isole. Ecco il dettaglio sulle regioni settentrionali. Il tempo è nuovamente compromesso per una nuova perturbazione che porta piogge e temporali diffusi, fenomeni più intensi sui settori alpini e prealpini. Attenzione alla sera perché un nuovo forte peggioramento si affaccia al nord-ovest con temporali forti dal Piemonte verso il nord-est e possibili nubifragi sulla Liguria di Levante. Attenzione, spostiamoci al centro. Al mattino piogge un po' ovunque, sia sulle regioni tirreniche che adriatiche, meno sui rilievi di Lazio, Abruzzo e Molise. Nel pomeriggio ci sarà anche qualche temporale, ma andrà via via migliorando con fenomeni più irregolari, la presenza anche di maggiori schiarite. Bel tempo in Sardegna. Raggiungiamo il sud, dove qualche pioggia raggiungerà la campagna costiera e la Puglia centro-settentrionale. Altrove splenderà il sole, abbiamo visto, come su tutto il resto della Sicilia. I venti soffiano sempre occidentali sul Tirreno, meridionali su Ionio e Adriatico. Minime previste in leggera crescita con valori che saranno compresi, abbiamo visto, tra i 15 e i 21 gradi su tutte le regioni. Durante il giorno avremo 22-26 gradi al nord e al centro e 22-30 gradi al sud. Carissimi, l'aggiornamento si conclude qui. Fate parte anche voi dei 6 milioni di italiani che hanno scaricato la nostra applicazione per cellulari? Sì? Ottimo! No? Cosa aspettate? Domani pioverà ancora. Ciao! Buona giornata con l'almanacco Barbanera. Oggi è il 13 luglio, si ricorda Sant'Enrico imperatore. Il nome Enrico, dal germanico Heimrich, è composto dai termini Heimi, casa, patria, e Rick, potente, dominante. Può essere tradotto come potente nella sua patria o, in senso lato, re, sovrano. Dice il proverbio, ben principiato, mezzo guadagnato. Sono nati oggi Harrison Ford, Luca Bizzarri e Leonora Pedron.
13 luglio 1814 nasce a Torino l'Arma dei Carabinieri, istituita dal re Vittorio Emanuele I sotto il nome di Corpo dei Carabinieri Reali. Questo giorno del 1908 segna una tappa fondamentale nella storia dello sport mondiale. Per la prima volta, infatti, nei giochi olimpici moderni partecipano alle competizioni anche le donne. Infine, il 13 luglio 1985, l'atleta sovietico Sergei Bubka, il più grande di tutti i tempi nella specialità del salto con l'asta, supera per la prima volta i 6 metri, un'altezza all'epoca considerata irraggiungibile. Baldassarre Castiglione ha detto: "Tutti di natura siamo più pronti a biasimare gli errori che a lodare le cose ben fatte". Arrivederci da Barbanera dal 1762, l'almanacco più amato d'Italia. Bentrovati con l'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762, domenica 13 luglio. Ariete, la Luna e Venere vi regalano una giornata effervescente all'insegna del dinamismo e del buon umore. Collaborazioni e amicizie condite da idealismo, brillanti e intraprendenti, non perderete le occasioni per divertirvi che vi capiteranno a portata. Toro, sotto il tiro della Luna in Acquario, la giornata scorre un po' sottotono tra piccole delusioni, contrattempi e bersagli mancati. Errori di giudizio, pretese di diritti e privilegi che a ben guardare non vi spettano. Fate marcia indietro. Gemelli, intrigano a Marte, Venere nel segno soddisfa la grande qualunque aspettativa in merito a gite, vacanze, amicizie e incontri romantici. Desiderio di altro e di esperienze interiori, da soddisfare con ascolto di musica e pratiche di meditazione. Cancro, Mercurio approda nel vostro segno promettendo di fare molto per i vostri progetti. Le idee si schiariscono, il lavoro riprende quota, l'approccio con i colleghi è vivace e creativo. Sarete stimolati a dare il meglio, novità nella professione. Leone, vessati dall'opposizione della Luna in Acquario, oggi non date il meglio di voi in fatto di coerenza. Discussioni con il partner in merito agli amici, avete la sensazione di essere incompresi? A onor del vero fate ben poco per farvi capire. Vergine, oggi potete tirare un sospiro di sollievo. Mercurio torna a essere amico. In tandem con Saturno garantisce la riuscita delle vostre iniziative. Sarà necessario accelerare i ritmi e sobbarcarvi impegni onerosi, ma è prevista una piccola gratifica. Bilancia, che meraviglia la Luna nell'Acquario, che con la sua carezzevole leggerezza vi regala come per incanto buon umore e desiderio di contatti umani. Le occasioni di divertimento si susseguono a catena, acquisti cari ma interessanti di libri e video. Scorpione, per quanto vi riguarda, potreste essere in affanno, alle prese con impegni indigesti, ma il sostegno di chi vi vuol bene fa miracoli per l'umore. Critiche da parte di un amico per il look troppo originale, un viaggio proficuo e al riparo dai dischi. Sagittario, la Luna in Acquario, stemperando le passioni e alimentando l'idealismo, vi permette di viaggiare leggeri e con una marcia in più. Una provvista di buon umore, di dinamismo, di comunicatività che può aprirvi parecchie porte. Capricorno, una giornata senza troppe scosse è indubbiamente salutare, per voi che amate la stabilità e fate dell'organizzazione una regola di vita. Si profila la possibilità di viaggiare, di conoscere luoghi nuovi e fare esperienze con persone simpatiche. Acquario, i trigoni di Venere e Marte sono la ciliegina sulla torta per le vostre faccende sentimentali. Un mix di passionalità e fascino che fa strage di cuori, amori romantici e ideali grandiosi, viaggi, contatti sociali e successo, specie se operate in equipe. Pesci, il periodo risulta un po' avaro di soddisfazioni per quanto riguarda le vostre vicende amorose. Si impone una pausa di riflessione. Analizzate con lucidità i motivi delle occasioni mancate, non sarete per caso troppo esigenti.